Oggi doniamo alla città un cicloparcheggio con 10 postazioni bici. Proprio alle nostre spalle c'è la posta centrale, dove molte persone si recano in bici e prima mettevano le bici un po' ovunque. Con il nostro cicloparcheggio possono parcheggiare in totale sicurezza la loro bici. Allora, Marcellisi in Bici è un'associazione di volontariato senza scopo di lucro. Nasce nel 2014 e la nostra principale attività è promuovere la mobilità sostenibile. Abbiamo fatto vari eventi durante questi anni, precisamente dal 2014. Abbiamo fatto i bike to school, bike to work, bike to stadio, tutte quelle cose che fanno in modo di promuovere l'uso della bici abituale in città. Il nostro territorio storicamente già è ciclabile, quindi noi faremo di tutto affinché ci siano le strutture e i servizi che i cittadini possono usufruire per renderla ancora più ciclabile. Diciamo che in città la diffusione dell'uso della bicicletta ha una storia, parte da lontano, tant'è vero che Marcianisi in Bici, che è un'associazione che vanta oltre 1000 iscritti, è presente da diversi anni. Abbiamo raccolto la loro, diciamo, esigenza di poter far sì che ci siano dei cicloparcheggi per garantire appunto e per favorire soprattutto la mobilità su bicicletta, e questo parte nell'ambito di un progetto, diciamo, più ampio che stiamo ponendo in essere, che si aggiungerà ai monopattini elettrici, quindi alla mobilità elettrica, quindi alla mobilità sostenibile. Per settembre avremo anche questi mezzi di trasporto e stiamo puntando anche alle colonnine elettriche per le auto, e ovviamente pensiamo di portare avanti anche un progetto di biciclette elettriche. È opportuno innanzitutto quindi ringraziare tutti gli iscritti di Marcianisi in Bici, in particolare il presidente Lorenzo Tartaglione, che sentiva fortemente questo impegno e questa voglia di poter fare qualcosa per la città. Ringrazio la Polizia Municipale, ringrazio l'ufficio di viabilità e soprattutto l'idea che abbiamo messo in campo è il frutto di un lavoro di squadra, di un'amministrazione che è sintonizzata per portare avanti questo progetto di mobilità sostenibile. Sì, è vero, si parla sempre della mobilità sostenibile, l'amministrazione è molto orientata in questo senso, non solo con oggi con l'inaugurazione di questo parcheggio delle bici, ma anche con forme alternative all'auto, quale l'utilizzo dei monopattini, l'installazione di colonnine elettriche per le auto elettriche, per cui si va verso la tutela dell'ambiente, e anche questo vuol dire una nuova mentalità, un nuovo modus operandi che speriamo vada in porto e venga carpito dai cittadini. Marcianisi già per tradizione è una città che vanta molti ciclisti e vanta una tradizione di cittadini che amano andare in bicicletta. Era giusto partire dalla città, dal centro della città, dare un segnale importante di far capire di arrivare al centro con le biciclette. La nostra azione politica è quella di incentivare quanto più è possibile l'uso delle due ruote, affinché si diminuisca anche lo smog che producono le macchine al centro storico. Il nostro orientamento è proprio questo, quello là di dare quanto più possibile aree di parcheggio di queste biciclette, e plaudo all'iniziativa di Marcianisi in Bici con questa iniziativa che è partita qui stasera. Speriamo di portarla su tutto il territorio di Marcianisi e di ampliare quanto più è possibile quest'uso di queste aree di parcheggio di sosta di queste biciclette, perché così facendo diamo anche un forte contributo al nostro ambiente, al nostro territorio, a salvaguardarlo.